a dire due cose, visto che l'emozione, diciamo, è straordinaria, un'emozione che abbiamo sulla pelle quando vediamo la pinza che oggi, come dire, dà il morso al mostro di cemento. Rimaniamo i nostri, come dire, ricordi, anche belli, questi posti di infanzia che non era normale, però diciamo rimaniamo anche cose che indimenticabili. Le vele di Scampia hanno fatto rappresentare diciamo, un marchio negativo per come è stato descritto, ma stiamo raccontando un'altra storia, la storia di un popolo che per troppi anni diciamo, è stato descritto come brutti, sporchi e cattivi, che per troppi anni ha lottato senza riflettori, perché non abbiamo avuto il tempo di raccontare la storia di questo popolo mentre altri facevano libri e facevano business su questo popolo. Non abbiamo avuto il tempo di raccontare perché la giornata è troppo corta per il processo che abbiamo diciamo, sulle spalle. E questo diciamo, è veramente diciamo, come dire, una cosa che ci rende sulla pelle. Io voglio dire due cose, poi finisco. Abbiamo incominciato 30 anni fa, abbiamo incominciato diciamo, senza arrenderci, abbiamo incominciato senza avere paura di affrontare diciamo, questo straordinario percorso. Siamo stati nelle vele di Scampia, siamo stati protagonisti di questo straordinario processo e oggi diciamo, l'amministrazione attuale, ma anche diciamo, chi ha sostenuto questa battaglia, che ha recepito, come dire, la grande umanità e le grandi richieste volute dal popolo, si sono messi insieme con una grande comunità, con una grande diciamo, determinazione a portare la voce di chi probabilmente non l'ascoltava. Siamo stati capaci di farci ascoltare, siamo stati capaci di non arrenderci e oggi è una giornata non di fine, non è una festa diciamo che siamo fermi qua, è una partenza di un riscatto sociale per tante famiglie che ancora vivono nelle vele. Noi rilanciamo la lotta per chi oggi sta ancora aspettando la dignità, sta ancora aspettando la normalità, quella normalità che per troppi anni diciamo ci è stata negata, e noi con la grande forza di un popolo la stiamo mettendo a centro e la dobbiamo mettere nell'agenda politica nazionale. Oggi in un giorno siamo qui là, cadiamo una marcia giù. Questo, poi voglio dire una cosa, io oggi vedo questo megafono che mi ha emozionato, questo megafono che ha portato per le strade di Napoli e non solo, ma per i ballatoi dei carceri speciali, svegliando le coscienze di tante famiglie che probabilmente oggi si sarebbero rassegnati, svegliando la coscienza anche nostra, da piccoli che giocavamo a pallone e magari lo vedevamo, ridevamo. Oggi questo megafono rappresenta la storia di 40 anni, la storia di Vittorio Passeggio, che è il nostro comandante. E questo lo voglio sempre dire. Non abbiamo peli sulla lingua. Vittorio è noi, ha rappresentato questo popolo e questa è una cosa mia personale, ci ha dato un mandato e quel mandato lo stiamo come perseguendo come lui ci ha insegnato, senza spostare una virgola, perché la strada che lui ha tracciato è quella strada sull'abbattimento delle vele, quella strada che lui ha tracciato non arretriamo di un passo, quella strada è la strada della dignità, della libertà e della grande riscossa popolare, che questo popolo darà un segnale di dignità umana al mondo intero. Grazie.